Buongiorno a tutti, sono Simone dell'associazione Elicriso di Milano e siamo qui appunto a Milano, a ridosso del Naviglio Grande e siamo in compagnia di Liliana e di Maurizio. E faremo due chiacchiere su Resistenza e Partigiana e su 25 aprile. Quest'anno è il 75° anniversario e ci teniamo a dare il nostro contributo alla causa. Prego Maurizio, ciao a tutti. Bene Liliana, Bene, siamo qua. siamo qua a parlare del Un po', 25 del aprile, della 25 Resistenza, aprile. e iniziamo con le vicende di suo padre, che era un ragazzo del Sì, 99, e ci racconti di suo padre. niente, un ragazzo del 99 mi diceva, è andato in guerra che aveva 17 anni, in trincea adesso, no? Che è stato poi ferito con la ritirata di Caporetto, aveva un buco infatti nella coscia e niente, e in più ha fatto non solo la prima ma anche la seconda guerra mondiale. Mi diceva che a partire circa dal 43, Sì, adesso non ricordo bene quando si perché organizzò la lui, resistenza, suo sì. padre aderì e È da lì che io ho scoperto che era un partigiano a Milano, faceva parte, adesso non ricordo bene quale brigata, Garibaldi, eccetera. E era uno di quelli che faceva da staffetta, no? E mi ricordo che andavamo di notte col coprifuoco, di sera tardi perlomeno, ad attaccare i manifesti. Allora, quindi lei era una collaboratrice, sì, nel mio piccolo, era lui era mio papà, una donna che mio al tempo era piccolo, adolescente, di 17, 18 anni, diciamo, circa sì, quell'età, quindi uno quell'età spirito lì, comunque sì. libero e combattivo. Tant'è vero che sua madre cosa diceva? Mia madre, nonostante non volesse, però lei preparava la colla fatta con la farina. E lo mettevamo in un secchiello e durante il coprifuoco io e mio papà uscivamo. Io, vabbè, stavo attenta che non arrivassero tedeschi, fascisti, eccetera. Mio papà attaccava i manifesti. Quindi lei era una E sentinella in mia realtà. mamma diceva un giorno o l'altro, una sera o l'altra, non verrà più solo a casa il marito, ma non verrà a casa neanche la figlia, perché secondo lei una sera o l'altra ci avrebbero preso, insomma, invece ci è andata sempre bene, Invece siete tornati a casa tutti e insomma. due. Tutti e due, poi è arrivato il 25 Aprile. aprile, Ecco, ci ecco. dica del suo 25 E aprile. io mi ricordo che mio papà è partito presto, è andato via di casa presto al mattino. Adesso non ricordo se ha detto qualcosa. Sì, ricordo che il giorno prima, però, lui mi ha detto domani sarà una giornata straordinaria. Mi ha detto proprio così, però, sai, io ero giovane, non capivamo, anche perché non è che ci tenesse molto al corrente, no? E infatti quella mattina lì lui è andato via, presto. Poi un bel momento abbiamo sentito urlare per le strade, suonare i clacson delle macchine, ci siamo affacciati alla finestra. Era il grido della libertà. Era il sì, certo, e lì abbiamo capito insomma, no? Che infatti c'era un bel po' di giovani che uscivano dalle loro case, poi non so, dove andassero non lo so bene, andavano insieme ai partigiani che erano, Andavano nelle libere strade della libera certo, Italia. Della sì, libera, sì. libera Italia. E, è È importante vero. quello che ci sta dicendo, signora, perché è una Beh, memoria. insomma, me lo ricordo, Ma c'ero, era una bella sono. giornata. Penso di sì, perché eravamo ai balconi. Quindi in maglietta, in camicia, via. Una Beh. giacchetta, Ma insomma. io adesso non mi ricordo bene, però insomma, Era primavera, era era primavera in una tutto, primavera di finalmente libertà. liberi da tutti questi tedeschi che c'era pieno dove abitavo io, Lei dove e abitava? abitavo nelle case popolari del rione Stadera. Ah, ho capito, ho capito, ho capito.
quindi ricordo che alla finestra vedevamo tutti questi giovani che andavano, insomma è stato molto bello, beh, quello che mi ricordo. Certo, perché... certo. Ecco, magari Simone ha un'altra cosa in questi da giorni tanti vari esponenti politici di governo dichiarano, esprimono la volontà di voler trasformare il 25 aprile non più nella festa di liberazione del nazifascismo, bensì nella festa nel ricordo, nel giorno di ricordo di tutte le vittime delle guerre. E, non so, allora volevo chiederle no. un'opinione su queste considerazioni. No, ma che c'entra? Intanto il 25 aprile è la festa di liberazione, ci siamo liberati da quest'Italia, no? Come eravamo messi, eccetera. Però ho sentito appunto che vogliono, anziché cantare Bella Ciao, cantare Piave. Ma il Piave semmai si può cantare il 4 novembre, che è la fine della prima guerra mondiale. Ma cosa c'entra con il 25? Poi il 25 aprile mica si commemorano, come dicono alcuni, tutti i morti, ma noi commemoriamo la libertà, no? Cioè, fanno un po' di confusioni. Diciamo. Eh sì, secondo me sì. Forse anche volutamente. Volutamente, volutamente. Dice... Per cancellare la memoria. No, ma noi, a parte, noi ce la ricordiamo perché l'abbiamo vissuto, certo. Però quello che voglio dire ai giovani di non dimenticare, di ricordarsi sempre quello che hanno fatto. Dovrei dire io mio padre, però per anche i nonni, i loro nonni adesso, perché ormai purtroppo pian piano certo. Quelli che l'hanno vissuto se ne sta andando. E il contributo della giovane generazione di allora, di cui Liliana è stata una protagonista col padre. Sì, io l'ho vissuta, sono vecchia, quindi... Non diciamo l'età perché non sta bene. Perché... Diversamente giovane. È diversamente giovane. Bene, allora la ringrazio. E viva il 25 aprile. Viva il 25 aprile. E festeggiamolo sempre. Certo. E io lo dico ai giovani più che altro perché... Grazie, no? Certo. Bene, grazie. Grazie Liliana. Grazie ancora. Grazie Maurizio. Grazie. Peccato che Lorenzo. Non possiamo quest'anno. Grazie a voi. Che noi andiamo sempre fuori a pranzo. E quest'anno non si può. Lo faremo in cortile a cantare Bella Ciao. Sì, vabbè, minimo quello. Io ho le bandierine da mettere quelle che ho. Io di solito 25. Adesso metto la mascherina però. Festeggio.